Siamo stati al Museo per la Memoria di Ustica in occasione del 38° anniversario della tragedia del 19. Nelle parole di Virgilio Sieni e Dario Bonfietti, l'importanza del museo e degli spettacoli per l'arte e per la memoria. Di fronte agli occhi degli altri è un'esperienza che mi piace condurre insieme a dei neofiti, a dei cittadini. Molto spesso sono persone che hanno resistito, partigiani o parenti delle vittime delle strage di Ustica, come è successo con i parenti di Piazza della Loggia o Fontana, quindi o i terremotati di Gibellina o i partigiani di Sarzana. Quindi cosa vedremo? Principalmente il lavoro è tutto rivolto all'incontro, alla tattilità, alla capacità dell'uomo ancora oggi di farsi incontro, di guardarsi negli occhi e di dar vita ad un qualcosa che ha a che fare appunto alla vicinanza, all'inclusione dell'altro. Quindi in questo momento estremamente commovente, che è appunto anche il toccarsi, riuscire a guardarsi, emerge tutto quello che è la dimensione della verità, quello che ci è rimasto veramente di verità, anche per saper leggere gli eventi tragici come quello di Ustica e saper dare possibilmente delle risposte attraverso anche il gesto e tutto il nostro corpo. Noi abbiamo fatto un percorso che quest'anno di tanti spettacoli, dal 27 giugno appunto questa sera fino al 10 agosto, con la volontà proprio di rivolgerci ai giovani e in specifico questa sera proprio ai giovani, a quelli nati dal 2000 in poi, cioè ai diciottenni, perché lo spettacolo di Virginio Sieni vuole appunto dialogare con il movimento e con i passi e con le capacità del corpo umano, dice lui, di esprimere sentimenti. Vedrete quanto questo artista, questo grande attore, riesce a far percepire alle persone che si muovono con lui su quel palco delle emozioni, cioè lui riuscirà, e questo che voglio dire, a far rappresentare a questi giovani questa tragedia, cioè lui riuscirà a mostrare che anche col corpo, con i movimenti, con l'espressione del corpo e degli arti in tutti i modi si riescono a trasmettere delle emozioni, e queste emozioni lui riesce a mostrare che sono relative a questa vicenda e non ad altro. Il messaggio che vogliamo lanciare sempre con questi spettacoli, con questi eventi che facciamo dinanzi al museo, è appunto quello di far capire che ci possono essere altri strumenti, altri linguaggi dell'arte che ci aiutano a fare memoria. Voglio dire che oltre alla parola ci possono essere altri linguaggi che trasmettono emozioni e che trasmettono memoria. Uno non si dimenticherà più, io credo, di essere stato in questo luogo perché c'è l'opera di Christian Boltanski che la racconta. Perché davanti a un relitto, che è chiaramente un relitto di un aereo ripescato in fondo al mare con tutte le sue vicende, le sue tragedie, ma riuscire a dialogare con il relitto del 19, con una installazione come quella che ha fatto Boltanski qua dentro, di questa levatura e capacità di trasmettere emozioni, credo che sia unica. Ci sono 81 specchi neri che vogliono rappresentare il numero dei presenti purtroppo su quell'aereo. Dietro a ciascuno specchio c'è una voce. Io non voglio mai dimenticare quando Christian Boltanski mi chiese l'elenco dei morti che stavano su quell'aereo, delle persone che stavano su quell'aereo, per avere coscienza lui delle persone, quindi del decenne, del quindicenne, del sessantenne, uomo, donna, bambino. E poi lui ha fatto delle frasi che sentite appunto dietro gli specchi, che si ripetono costantemente, come fossero pensieri di queste persone, di quelle età varie, diverse. Credo che sia un modo di, come dire, di immedesimarsi e di capire che potremmo essere benissimo noi. Poi, come vedete, ci sono gli 81 lampadine, anche qui un'idea grandiosa di Christian Boltanski, che certo vuole mostrare
la morte, la fine delle persone, ma vuole anche sempre dire che c'è la morte, ma c'è anche la vita. Quindi, come vedete, queste lampadine che vorrebbero rappresentare i cuori di queste persone che si sono spenti, ma la vita continua. Ci sono anche intorno al relitto del 19 queste 9 casse nere dentro le quali ha scelto di mettere tutti gli effetti personali, tutto quello che c'era in fondo al mare, ripescato e poi riportato a Bologna in occasione dell'inaugurazione di questo museo, e quindi è stato chiuso dentro a queste 9 casse nere. Credo che sia un bel modo, insomma, no, di far capire che con l'arte si possono lanciare dei messaggi, delle sensazioni davvero che non ti dimenticherai più, insomma. Ed è quello che vogliamo fare con tutti gli spettacoli che metteremo, che anche quest'anno saranno intorno al museo ad accompagnarci fino al 10 agosto. Sono tutti spettacoli di giovani, nel senso che è stato chiesto loro di usare i nuovi linguaggi dell'arte, che sono i video, che sono la musica, che sono il loro modo di esprimersi, ricordando e per ricordare questa vicenda. Un evento, quello che faranno, che vuole essere una mezza via tra lo spettacolo, tra la performance e il modo di rappresentare un evento, insomma. Quindi questo credo che sia di grande tensione per le sensazioni che riusciranno a dare questi spettacoli, che davvero investirà molto i cittadini che riusciranno a essere con noi in queste serate.